Ragazzi, buongiorno e benvenuti a Northwick, dove continueremo l'avventura del nostro Let's Play di Assassin's Creed Valhalla. Oggi iniziamo la quest principale dell'Anglia orientale. Eivor sta qua sopra, speriamo di non morire come al solito. Mentre facciamo il salto della fede, vai. Stavolta abbiamo azzeccato la direzione, perfetto. Qua dentro c'è un sacco di roba da fare. Ah, poi ho preso un'altra decisione, ragazzi. Le sfide di dadi le facciamo alla fine del let's play. Perché sennò sono troppo lunghe. Qua ci stanno pure un sacco di misteri. È pure il canzonatore qua. Allora, andiamo innanzitutto dal mercante per vedere come stiamo messi. Salute a te. Così vediamo. Prima o poi ti Ragazzi, i serviranno. lingotti di nickel. Se questo si ricorda ancora. Spero di vederti molto presto. La partita del let's play di ieri. Figurati, Ora devo andare. A presto. ancora non si deve resettare. Secondo me i mercanti vanno sul tempo di gioco, ragazzi, non vanno sul tempo che fa passato su un tempo del server per resettarsi. Affrontiamo il reggente danese, che è morto. Cosa? Che succede? Finir? No, a meno che non ti mandi Halfdan. Non mi manda nessuno. Voglio parlare con Finir, il reggente che dovrebbe prodigarsi per trovare un nuovo re. La fortuna ti assiste, perché l'ho già trovato. Sto solo aspettando che si sposi. E chi sarebbe? Quello è un rutto. Sai, straniera, hai interrotto un sogno stupendo. Navigavo attraverso Helheim, a bordo di una nave infuocata. I sogni di morte a volte preannunciano la verità. Oh, per me sarebbe solo un sollievo. Perché ti interessa questo regno dimenticato? Dei danesi di queste terre hanno attaccato il mio clan. Voglio scoprire perché e assicurarmi che non accada mai più. Ah, deve essere stato il clan di Rued. Hanno ucciso il mio ultimo prescelto, Athelstan. E temo che elimineranno anche il prossimo re. Un danese che non sa tenere a bada i danesi. Non sei un grande reggente, vero? Se avessi saputo come fare, li avrei scacciati molto tempo fa. Il clan di Rued è un flagello per tutti, sia danesi che sassoni. Sei il soldato più penoso che ho incontrato in questo paese. Da un calcio in culo al tuo re e reagisci! Gli servirà più di un calcio. Gli manca tutto ciò che serve per vincere. Niente coraggio, niente esercito, niente carisma. Se vuole superare un altro inverno, gli servirà l'appoggio della famiglia della sua sposa. Cosa che non ha. Odiano quel verme. E chi sarebbe questo re verme? Ah, Oswald di Elmenham, consigliere di re Edmund prima delle invasioni. Che ci piaccia o meno, è l'ultimo nobile sassone con un certo seguito. Perché non incoronare un danese? Jarl Halfdan è stato chiaro. Vuole un matrimonio tra sassoni e danesi. Una dimostrazione di unità. Ma Oswald non è il genere d'uomo che lancia la carica in battaglia. È un tipo mite e i danesi non si fidano di lui. Dov'è ora? Scoprirò di che pasta è fatto, potrai aiutarlo. Se n'è appena andato. Si è diretto a Elmenham a intavolare altri colloqui di pace. Se vai verso la porta settentrionale e prosegui, potresti incontrarlo.
Questo lancia un vichingo. Oh, che dice qua? Gli invasori penetrano senza sosta nell'angolo orientale. Dobbiamo apparire modesti e prepararci a peggio, Hilda. Prendi tu i preziosi, tu accendi e nascondili. Non cercheranno nel sottotetto della casa Wunga. Per il nostro bene prego che non lo facciano. Quindi il sottotetto della casa Wunga. Questa dovrebbe essere la casa Wunga. Guarda che fiume raffinate, assai degne di un regicidio. Non toccare quel trono. È stato benedetto da un prete, come le frecce. I pagani hanno ordinato a Redmond di rinunciare a Dio e a tutto ciò che è sacro, ma anche se percorso un legato umiliante, il nostro Signore non ha rinunciato alla fede. Ah, l'hanno ucciso i pagani sul posto, perfetto. Vabbè, questo... Dicevo, questo era facile. Non c'era nemmeno bisogno di fare tutto questo casino, però... Un po' di cuoio e un po' di ferro. E qui? Un monaco viennese ha sparso la voce di una rovina romana a sud-est di Nordwick. Il dovere mi impone di ispezionare il sito, ma queste terre ospitano la presenza più oscura di danesi in agguato. Così dice il monaco. Per ora acquieterò il mio cuore impaziente, quelle rovine hanno superato molti inverni. Possono attendere ancora. Devo sopravvivere per poter esplorare. A sud-est. Quindi in basso a destra. Quindi saranno, penso, qua. E qui non c'è niente più, ragazzi. Come osi toccare quelle frecce sacre? Hai profanato il luogo di un martire. Ma perché queste frecce ti esaltano tanto? Quando padre James benedì il defunto re Edmund... Soprattutto perché cammini quando parli e stai ferma? Sembra abbia fallito. Dipende dalla tua opinione di re Edmund. Mi chiedo... Io ho studiato a lungo le frecce, ma non ho mai osato toccarle. E poiché tu le hai estratte, credi di poterle vendere a me? Mi andrebbe di venderle, ma le frecce di Redmond si sono mescolate alle mie. Ho occhi d'archivista, so discernere il vecchio dal nuovo. La storia del regno si arricchirà. Vendimele tutte. Queste frecce sono proprio quelle che hanno ucciso Edmund il Santo. Studierò queste sacre reliquie. Boh. Grazie. Prego. Questo qua che vuole? Questo vuole canzonare, ragazzi. Canzoniamo alla fine del let's play. Intanto andiamo da quell'altro. Comunque... Trova Auswald e parte. Ah, questa è un'area di. Che cosa vedi? Di investigazione qua. Ma aspetta, ma in questo paese non ci sta nemmeno. Ci sono un sacco di tesori. Qui ci sono Vareda. E più stava pure la pergamena qua. Eppure il. Comunque mo. Prendiamo una decisione, ma tanto questi vichinghi di coso. Costano 100. Ah, questo era un gatto. Ciao gattone. Quanto è bello. Ogni volta che troviamo un vichingo di coso, lo reclutiamo. Non so a che serve. Ma chi è? Qui ho costruito la mia casa. Il clan di Rued ha attaccato anche noi. Oh, sei fortunato ad avere ancora una casa. La mia è stata bruciata anni fa. E indovina da chi?
Signori, vi prego, non importa se danesi o stati. Questo è Oswald. Vogliamo tutti la pace, campi fertili e case sicure, senza un ragazzino nella paura di Rued. Finché loro non riprenderanno a razziare. Che assurdità. Questa è la loro casa e la nostra. Il futuro deve unirci, non dividerci. Che mi dici di questi razziatori danesi? Cosa pensi di fare? Quando sarò re, io... Quando sarò vostro re, sistemerò le cose. Tu sarai re quando io sarò un troll con le ali. Vedremo, vedremo. Sono Eivor, del clan del Corvo. Tu sei Oswald? Sono io. Non sei qui per uccidermi, vero? Più tardi. Uccidere re non è mia abitudine. Ma mi piace conoscerli. Sono Oswald, sì. Ma non so ancora per quanto. Dunque, che è successo qui, Oswald? Un clan guidato da un danese, Rued, ci ha attaccati. Da qualche tempo razziano fattorie e villaggi in tutta l'Anglia orientale e si fanno sempre più audaci. Sanno che è la terra di Halfdan. Certo, ma non gli importa. Il loro caos ha afflitto anche le mie terre. Voglio assicurarmi che non accada mai più. Ma se le facciamo pure per noi le razzie. Ho ancora di salvezza a cui aggrapparsi. Una volta re, potrai unire tutti i sassoni e i danesi pacifici. Un fardello leggero, non trovi? E chi dovrebbe portarlo, se non un re? Viaggia con me, Eivor. Discuteremo del mio futuro sulla via di casa. Che affari ti portano, Elmenham? Il mio patrimonio. Elmenham ci proteggerà mentre prepariamo... Prendiamo il cavallo? È una cugina di Halfdan. Bene. Un'unione adatta a forgiare una forte alleanza. Qual è l'intoppo? L'intoppo? Non ho ancora il permesso di sposare Valdis. I suoi fratelli mi disapprovano. Quindi andiamo un po' più veloce? Quello non viene. Non la dobbiamo... C'è qualcosa di strano qui. Che c'è? Ah, la mucca. Ma questo era il soggetto di prima. Aspetta, c'è del fumo più avanti. È Beatley. Forse sono gli stessi uomini dell'attacco alle mura di Norwich. Rimani qui, darò un'occhiata. Aspetta, qua dobbiamo uccidere. Erano a vista qui. Ma come, siamo senza frecce? Questa non è una cosa buona, però adesso siamo molto più forti, eh. Là c'è anche una chiave. Incominciamo assassinando questo. Ragazzi. Come avete visto, si è bloccato il gioco. Abbiamo fatto ripartire, guardate la bimba lì. Siamo senza frecce, senza niente, però... Noi proviamo, vediamo se siamo più fortunati. Questo era... il coso di prima. Assassiniamolo. Perché non l'assassina? È stato molto strano, però, che fa queste cose qui. Prendiamo le frecce. Prendiamo i lamponi. Ah, siamo al massimo con le azioni. Ma perché non ci abbiamo manco una freccia? Abbiamo preso anche... È stranissimo. Aspettate un secondo. Zero frecce. Forse è il tipo di frecce che fa la differenza. Boh, no, facciamo il giro da dietro. Sì. Lo assassiniamo dall'alto a quello. Dove sta? Proprio che sono proprio gli altri due. Tremano davanti al nostro impeto. Le mie viscere esultano di letizia. Non pensavo fossi un simile poeta. Ok. Chi ci sta? Inutili vite. Non valgono niente per me. Sono come mosche sulla merda. Prendiamo pure quella chiave. Pure i maiali hanno ucciso. Uccidiamolo noi, questo ci dà il cuoio.
Raccogli chiave e raccogli opale. Perfetto, anche l'opale. Sono rimasti solo questi tre. Ragazzi, questa è una cosa brutta di questo gioco. Adesso ve la faccio vedere. In tutti gli altri Assassin's Creed c'era sempre il doppio assassino. Qua non lo fa. Ah no, l'ha fatto. Però l'ha fatto stranissimo, hai visto? Non è naturale. Comunque, eliminiamo anche a questo. Questo dovrebbe essere l'ultimo di questi maiali codardi. Oswald sarà contento di saperlo. Ah, dobbiamo tornare da Oswald. Ma volevo anche pure le hanno uccise. No. Dove sta? Che? Oswald. Il clan di Rued hanno ucciso tutti. Che Dio li accolga. Devo rientrare. Mi attende un altro vano tentativo di convincere la famiglia della sposa. Tira fuori un po' più di grinta e forse inizieranno ad apprezzarti. Sì, mi spiace. Sono solo scosso. Se ti unissi a noi per cena, forse saranno più ben disposti. Pensaci, la mia porta è aperta. Ne sarai felice. Dimmi dove e quando. Splendido. Vieni a trovarci a Elmenham appena puoi. Peggio di quanto temessi. Vabbè, poi dopo ci andiamo. Andiamo col cavallo che facciamo prima. Anche se sembra poco. Ma il cavallo stava vicino una volta tanto. La chiave ce l'abbiamo. Edgar. Sono trascorsi giorni da quando Walter è andato a sorvegliare gli alzatori vicino alla nostra fattoria. Confido che Dio lo proteggerà, ma sono preoccupata. Se esci nei campi, fa attenzione. Pure la ragazzina hanno ucciso da un'altra parte. Vabbè, ci vediamo il tesoro. Tanto non gli serve più, sicuramente. Sblocchiamo anche questa porta. Non ci dovrebbe essere niente più. Qui sono le galline, le mucche. Vabbè. E anche questo l'abbiamo fatto. Boh, la domanda nasce spontanea. Secondo me, sapete che facciamo? Vediamo un attimo. Tanto tutta la parte... Ah, qua ci sta una... Gloria sommersa. Chissà se c'è una quest qua o no. Però io direi di fare tutta questa parte qua della mappa. Assolutamente. E poi andiamo a fare pure, andiamo a prendere questo. Qua chissà come mai non ci sta tutta questa parte qui. Questa già l'abbiamo fatta. Questa è dove, forse è dove ci mandavano... Scusa, come mai questo qua è andato a finire qua fuori? Questa è la quest di Reda, la dobbiamo fare prima che, che finisce. Vabbè, quindi andiamo qui. Così prendiamo qua, qua c'è stato pure un manufatto, vedete? Facciamo tutta la roba qua, poi dopo ci spostiamo a seconda di quello che ci serve. E facciamo tutta questa regione. Una cavalcatura non disponibile, sta qua. Yeah, però pure un po' di intelligenza, i giochi li dovrebbero tenere. Ho capito che siamo in un'area vitale. Però... c'è un'altra casa lunga. Sembra una città prospera. Questo Oswald si è dato da fare.
Guarda, una danese solitaria. Non mi piace. Oswald. Sei gentile, come Cristo ci... Oswald, dov'è la cena che mi hai promesso? Eivor, sei venuta. La cena sarà servita, ma temo che tu sia in anticipo. La mia futura sposa e la sua famiglia non sono ancora qui. Chi è la tua promessa? La tua futura sposa, Oswald. Chi è? L'hai scelta per amore o interesse? Il suo nome è Valdis, e la gente non si sposa più per amore. Questo è un accordo per il bene dell'Anglia orientale. La sua famiglia è danese e possiede una potenza militare invidiabile, ma i suoi fratelli agiscono per egoismo. Perché non dai un'occhiata in giro e torni più tardi? La cena non ti deluderà. Sii gentile, come Cristo ci insegna. Quindi devo venire più tardi. Perché deve essere di sera. Allora, come abbiamo detto, questo sta dentro, andiamo a fare queste tre cose qua, dai. Anche se ancora non ho capito a che serve reclutare sti vichinghi. Ma lo reclutiamo e poi andiamo a fare il manufatto. Vediamo dove sta. Eccolo qua. Seguirò Eivor per la gloria e il Valhalla. Va bene. Unisciti a me. Insieme spalancheremo le porte della sala di Odino. Puoi assegnare gli alleati, però massimo 6 ne possiamo assegnare. Ma a meno che non si possono assegnare. Ma adesso posso. Cosa scende sotto? Però non si scende da qua. No, via, questo che fa la polizia fischia. Oh, 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 attenzione, questo è il mistero, c'è la carta. Dove sta? Eccolo là. Dove è andata la carta? Ah, sta là sotto, aspetta. Pronti? Via! Già è partita. No. No, non ce l'ho fatta, ragazzi. Rifacciamo. Allora, è tutta una questione quando non, quando devi girare e sai già che non devi saltare, spazio non lo devi tenere premuto. Poi che sappiamo che dobbiamo saltare, dobbiamo premere spazio. Qua non dobbiamo premere spazio, dobbiamo andare così. Qua per esempio sarebbe sbagliatissimo premere spazio. Qua si salta. Come lo faccio a prendere? Vai, raccoglio, perfetto. E questo mistero è fatto. Poi qua ci stava una casa che si entrava dentro. Ah no, questa era la chiesa, sotto la chiesa. Dobbiamo vedere come si deve fare. Intanto che viene sera. Tra l'altro chissà se ci sta la pozione. No, ci sta la pozione medica. Sta su G, alla ruota delle abilità. Chissà perché deve essere sera. Comunque, vediamo se si scende da qua per caso. Quadrifoglio. Da qua si scende, dai. Ci serve, non ci sta niente qua, ma ci sarà a fianco.
Vediamo se c'è qua dentro questo capanno. Niente. Nella chiesa? Ma non è possibile che non ci sta un coso per aprire. Ma cose di pazzi. Non abbiamo trovato nessun altro modo per aprire questo qui, tranne che utilizzare. Andiamo a vedere se dentro sti cosi. Qua. Niente. Andiamo qua. Niente. Là ci sono delle anfore, vediamo. Ma non ci sono anfore infuocate qua. Ma com'è possibile? Dentro la chiesa. Forse non abbiamo visto bene. Ma non ci credo. Non ci sono, ragazzi. Nemmeno qui. Ma io non capisco come è possibile. Qui ci sarà un tesoro? Perfetto. Però ci serve un'anfora. E non ce ne sono. E come la facciamo a sfondare quell'apertura? E vedi questo se si ferma un altro. Ma è impossibile da prendere qualcosa. Comunque queste anfore manco si riescono così li impari. Chissà perché c'è baby qua.
Questo è ubriaco. Vediamo che c'è scritto qua. Le coperture delle tombe rimangono infatti. Se non le avrai riparate prima di leggere questa nota, è meglio pregare che nessuno abbia rubato niente. Per entrare la testa non sarà alcun Magnus di domani. Domani. Con grande apprensione, il Magnus di oggi. Ma qua non ce ne stanno. Non ci sta nessun sistema per aprire. Questa tomba. A meno che non si. Ma non si può incendiare questo. Le frecce incendiarie non bastano. So gavi fam. Amona ma helpan. Quete itch. Ma no, non penso che faccia. Oh, vediamo. Non si può fare incendiare sto. E qui sicuramente non ci sono anfore. Perché abbiamo già visto. Ma è possibile che dobbiamo portare un'anfora da un altro posto? Per aprire quella tomba. Non ci credo. Vabbè. Comunque, quasi sicuramente stanno dentro la casa lunga. Dai. Oh, facciamo qua. Facciamo una cosa, andiamo dentro la casa lunga. Facciamo partire la quest, se qualcosa meditiamo. E se no, non so, senza l'anfora è impossibile, ragazzi. Andare a prendere quel tesoro. Vediamo se sta qua dentro. Qua non c'è niente, manca una lettera. Ok. Miei cari ospiti, questo è un giorno di pace e fratellanza. Vi ho convocati qui per esprimervi gratitudine e mostrare generosità. Finnir, mio reggente, gli onorevoli fratelli Brothir e Brother e la mia amata futura sposa, Valdis. Lo spadone, cioè, ce l'ho creato. Nostra sorella perché Alf danno l'ordine. Ma noi non verremo a letto con te, chiaro? Brother, questo... L'ultimo re sassone che abbiamo appoggiato non era smidollato quanto te, eppure abbiamo perso centinaia di uomini per salvare il suo inutile... Broti! Se vuoi mancarmi di rispetto, devo pregarti di andartene. Questa è casa mia. Non voglio essere insultato. Sei qui per lui? Per sostenere questo Tain senza palle e caca sotto? Perdonami, hai detto qualcosa? Ti annoio, morso di lupo? Sono qui per proteggere il clan. E se significa aiutare il vostro re, beh, allora vorrà dire che lo farò. Sarebbe meglio incoronare il trono. Tanto è un pezzo di legno proprio come il re. Sarebbe meglio non contare su chi ha paura di Rued e del suo clan. Voi due parlate di palle. A me sembra sia ciò che manca a entrambi. Frena la lingua, morso di lupo, o te la ritroverai strappata! È così facile ferirti con le parole. Immagina quali danni farebbe la mia ascia al tuo flaccido orgoglio. Il mio flaccido, cosa? Vi prego, fermate! Sei solo. Ci vuole prendere la questione?
Questo non credo. Ci ha dato dei flacci. Flossi, deboli, rammolliti. Questo è andato per in mano. Mi ricorda casa. Mi tempi a me. Ah, è bello sentirsi di nuovo. Ma perché non lo colpisco? Ma forse non la posso uccidere. Non li colpisco, ragazzi, mi sto solamente consumando. Ma vedi se non li colpisci. Vedi? Siamo divertiti abbastanza. Ora capisco perché l'Anglia orientale versa in questo stato. Sei un debole, pecoraio. La tua amica Norrena non può farci niente. Staremo meglio senza un re. L'avete perso? Bene, tutto finito. Preferisco i miei sogni assurdi a queste risse da taverna. Che spreco di tempo e buon idromele. I fratelli non appoggeranno mai la mia ascesa. Questa danza è solo all'inizio, Oswald. Riposati, dovrai essere in forma. E domattina ci vedremo? Abbiamo molto di cui discutere. Troverò un posto per dormire. E Eivor, se mi aiuterai a sistemare questa situazione, l'Anglia orientale sarà tua alleata. Questa è una promessa. Ma più che altro ci servirebbe un'anfora con il fuoco. Sembra che Oswald se ne sia già andato. Dovrei parlargli. Vediamo se qua dentro ci sta. Ma sicuramente qua dentro deve stare, perché non ci sta in tutto il resto della... Vediamo che c'è scritto qua. Ho lavorato senza sosta per questa alleanza matrimoniale, ma ora che si avvicina sono assalito dai dubbi. Ho diventato la paura di essere inadatto come re, come marito, persino come amante. E questa donna diventerà mia moglie. Non posso, sa, non può essere solo un affare politico. Una donna come Valdis merita di più. Una poesia, forse no. O forse sì. Babbo. Ragazzi, nemmeno qua dentro ci stanno. Sarai i miei occhi. Cioè, l'unico tesoro sta là sotto, ragazzi, di questo paese che è rimasto. Ah no, ce ne sono pure uno là. Quattordici metri, sta qua sopra. Eivor, è finito? E vediamo tutto. Però il problema è che per andare a prendere quell'altro tesoro ci vuole... Cioè, è possibile che devo andare in un paese vicino?
Vai, Sinin. Dal mercante qua già ci siamo andati, vero? Chi è questo? Oswald. E che fa? Spalla. Vogliamo questo che tiene, va. Ti do il benvenuto. Potrebbe servirti nei tuoi viaggi. Prendiamo tutta la roba. Gli oggettini, va. A qualcun altro serviranno sicuramente. Finito? Andiamo. Devo via. Andare, alla prossima. 285 di argento. Vediamo da qua dietro se ci sta un'anfora per caso. Ma è impossibile, ragazzi, perché quello che dico io. Prendiamo pure quell'altro talento, eh. Stiamo scendendo qua sotto, abbiamo detto. Caduto tutto dito, non è che. Allora, questo qua serve, pure questo qua, quindi. Allora, ci servono. Questo è del lupo, che non ce ne importa per adesso. Però l'adrenalina sì. Questo che fa? No, non ci interessa. Quindi qua non ci servono altri. Prendiamo prima questi due, dai. Ci sono altri due talenti. Parliamo con quest'altro. Tanto già siamo qua. Ma io mi rifiuto di credere. Ah, buongiorno. Già in piedi, vedo. Sei un gran lavoratore, ma coi banchetti non ci siamo. Di certo non è l'ideale per un re. Hai ragione. Trovo grande conforto nel lavoro manuale, cosa che un re non dovrebbe ammettere. I fratelli ti hanno umiliato. Sta a te rispondere ai loro insulti. Non puoi ignorare questo affronto. Oh, è stata una futile schermaglia con due bestie. Do più credito al verso di una mucca che ai loro insulti. Devo preparare un matrimonio e salvare un regno. Non ho tempo per gli stupidi. Hanno tradito la tua ospitalità, Oswald. Dalle mie parti è un affronto gravissimo. Bene, bene. Ecco l'infangato sassone che mette alla prova la mia pazienza. Reggente Finnir. Lo so, ieri non ho fatto una buona impressione, ma non temere, i danesi cambieranno idea. Il trono reclami, ma polso non hai. Se Halfdan giungesse, sarebbero guai. Direbbe, quest'Oswald è un re da pollai. Tu blateri e cianci di quel che non sai, è ciò che ti rende più stolto che mai. Che cos'è successo? Si chiama canzonare, Oswald. Si usano rime e ritmo per umiliare l'avversario. Ora prova a rispondergli. Povero sciocco! Somigli tanto a uno straccio! Fai ridere i polli e rimi a casaccio! Non male, non male! Sotto quella scorza dura c'è un bimbo piagnucoloso. Sfrutta la cosa. Quando si vanta, colpiscilo nella sua dignità. Ho solcato le acque. Sono andato lontano. Ma sospinto dai venti? Del tuo deretano. Del tuo deretano. Oh, intendi le flatulenze. È uno sbruffone, quindi non appena si vanta, ricordagli quanto è brutto. Sono sceso dal nord, come il vento invernale. O piuttosto una piaga, che somiglia a un cinghiale.
Ah, sì, molto carina. Che somiglia a un cinghiale. Hai il cervello di un cinghiale. Quando ti insulta, fallo sentire stupido. Io ti distruggo col mio fine ingegno. Eppure mi sembri una testa di legno. Sì, testa di legno. Oswald, ragazzo mio, senza il tuo corvo sei perduto. Non sarà mai un re degno. Per lui non c'è cura. Non sarà mai un re degno, per lui non c'è cura. Rispondi con qualcosa di personale. Attacca sua madre. E tu eri solo un infante, d'orrenda fattura. Persino tua madre prese grande paura. Bravo, ben fatto. Prima di estrarre le spade e bagnarle nel sangue, distruggiamo i nostri nemici con le giuste parole. Hai un talento per le rime, lo ammetto. Ma come se la caverà la tua lingua contro il ferro di un'ascia? Questo già è un po' più complicato, eh? Scopriamolo, Finir. Ti sfido a un Holmgang. Stai scherzando, Oswald? È un duello per risolvere le dispute. Un Holmgang. Sì, un duello mortale. Allora, meglio parlarne. Troppo tardi, la sfida è stata lanciata. Ma un duello contro Finir non ti darebbe alcun onore. Combatterai con me. Un attimo, Detto questo, non voglio certo uccidere un sassone per le strade di Helmenham. C'è un'isoletta lungo il fiume, vicino a Sihenge. La sua acqua laverà via il sangue. Prepara il quadrato, ci incontreremo là. Spero tu sia pronto. Devo esserlo. Dammi solo un momento per prepararmi all'idea. Non farci attendere, non sarebbe degno di un re. Ma scusa, Finir, dove è andato Finir? Non stava qua. Dobbiamo arrivare qua sopra. Comunque ragazzi, qua abbiamo fatto tutto. Ci manca solo sto pezzettino fetente. Vediamo se magari adesso ce lo mette. Comunque, se non c'è un'anfora, può darsi pure che significa. Però quello che non capisco, può darsi pure che significa che lo metteranno la prossima volta. E questa chiesa è strana, ragazzi. Vediamo un attimo da sopra. Perché hanno messo qualcosa da sopra? Cioè hanno messo lì un coso e non ci hanno messo un'anfora in tutto il villaggio. Deve essere solamente qualcosa di voluto. A meno che non ci dobbiamo buttare da quest'altro, no? No, non penso. Dalla croce? No. Andiamo a vedere là. Ah no, andiamo a vedere anche se per caso. Ispeziona l'area, Sinin. Non c'è nemmeno un passaggio sotterraneo. E poi quello diceva di non lasciare le tombe aperte. Aspetta, chi era che diceva
Non è che c'è un altro passaggio. Poi il problema è che le tombe stanno solo là. Vola su queste terre, amica mia. Qua stava questa lettera qua, rileggiamo. Le coperture delle tombe rimangono infrante. Se non le avrai riparate prima di leggere questa nota, farai meglio a peccare che nessuno abbia rubato niente. Non è qua. Andiamo, cavallozzo. Andiamo qua, facciamo questo mistero. Questo qua penso che non lo prendiamo per adesso. Questo mondo lo dobbiamo... non lo dobbiamo passare questo punto. Comunque, una cosa che possiamo fare magari quando finiamo il gioco, facciamo una puntata strana con tutti i tesori difficili che ci sono rimasti. Però là vedi c'è un campo. Non so se qui la si fa una razzia o cosa. Ok, qua c'è il mistero che si devono mettere a posto sicuramente. Che ci fanno qua le foche? Guarda qua le foche! Là c'è un campo, perciò c'è il tesoro. E che fanno? Vediamo invece qui che cosa bisogna fare. Leggi. Giungo a questi antichi legni, fissati a memoria e imperitura, per tracciare il mio simbolo sacro e risalire al loro potere. Il Signore risponde alle mie preghiere e mi invia la voce di uno spirito. Riverbera nei suoni di un antico linguaggio e mi sento rinascere. Sono stati i Nephilim a trasportare questi legni. Sono barriere contro remote invasioni. Mio Dio, fa risplendere su di me la verità, come se fosse la tua parola. Ma dove sono i segni? Questo è più difficile, ragazzi. Questo è parecchio più difficile. Secondo me no, se ci allontaniamo troppo li perdiamo. Questo qua però potrebbe essere una continuazione, guarda. Perché quei due si allineano.
in qualche modo. Con l'acqua. Sento qualcosa, luce e calore. Ok. E anche questo mistero è risolto. Le foche di sanno dove sono andate. Quasi quasi andrei a prendere pure il tesoro da quell'altra parte. Ce l'hai fatta. Ora zuffati con cautela e vacci piano col futuro re. È l'unico rimasto a poter reclamare la corona. Re si diventa, non si nasce, Finnir. Vedremo cosa potrà diventare Oswald. Fatto cosa? Vedo che sai ancora tracciare un quadrato. Vivo in Anglia Orientale da molto tempo, ma sarò sempre un danese. Dobbiamo proprio, Eivor. La forza e il coraggio sono una benedizione, Oswald. Ti serviranno se vuoi che i danesi ti accettino come re. La vera forza sta nella risolutezza, Eivor. Una voce ferma che risuona dentro di noi. Non ho mai sentito di viscere parlanti. Ma un ascia zittirebbe quella voce in un secondo. Devi essere pronto. Ma sei disarmata. Fa del tuo meglio, non preoccuparti. Riusciremo a fare di te un re. Non trattenerti. Questo l'hai sentito? Sono ancora in piedi! Vuoi proprio che combatta? È dura credere che quel tizio sposerà Valdis, non è vero? Farò ciò che devo. Ma forse lo devo... Credi che i danesi seguiranno questo l'ammollito? Respiro ancora, no! Mostrami che sai fare, Sassone. Avanti! Sorprendici, re! Ti affronterò! Di questo passo non sarai mai re! Non so, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo uccidere? Sì, e te lo dimostrerò! Forza, combatti! Ma non è che questo diventa più forte in un secondo? Se c'è... ti ho fatto male! Un bel colpo, continua. Eivor ha vinto! Ma tu ci hai dato una bella prova, Oswald. Sta giù, Oswald. Ora basta. Non mi arrenderò. Ti sei battuto bene. Non con grande abilità, ma con spirito e coraggio. Combatti sempre con tutte le tue forze, anche a costo di sporcarti le mani, anche a costo di infrangere le regole. Perché non ci sono regole, non se ti lanci in battaglia a testa alta. Ecco il senso dell'onore. Affrontare la battaglia, questo è l'importante. Una rissa in riva al mare non basterà a convincere i fratelli. Oswald deve portare risultati, riparare ingiustizie, reagire a Rued e ai suoi uomini. I razziatori dell'attacco a Beatley sono accampati sulla costa. Dobbiamo occuparcene, al più presto.
accrescerai di molto la tua reputazione. E se porterai in dono ai fratelli una parte del bottino, saranno in debito con te. È tempo di sporcare la tua lama. Questi lo portano in guerra senza sapere né leggere né scrivere, cose di pazzi. Eivor, immagino che la tua ciurma ci assisterà nell'attacco. Ah, ma dobbiamo andare esattamente là. Certo. Andiamo, tutti quanti. Meno male che non ci siamo andati prima, visto? Forza, ragazzi. Apriamo la vela. Catturate il vento! Nessuno si è mai azzardato a opporsi al clan di Rued prima d'ora. Siamo un regno di contadini e mercanti. Persino contadini e mercanti combattono con una buona guida. Spero che la tua fiducia nei porcai sia ben riposta. Oh, non è la moglie, se le uccido tutte quante con le foche. Sì, ma saremo all'altezza del clan di Rued. Dio farà sì che accada. Vai! Siamo vichinghi! Bordello, teniamo pure poca energia. Però manteniamo le armi più forti, eh! Ma solo questo ci ha fatto! Io pensavo che ne prendiamo almeno 2-3. Arciere! Se ne troverò, te lo farò. Confessiamo pure a questo. Brucio! Ma come brucio? Combatti bene, Oswald. Il pericolo della morte spinge la tua lama più a fondo. Di qualunque cosa si tratti, continua così. Tutti e due? No, solo uno ne ho preso. Pagherai! Sai perché mi dà verdi quei cosi? Qua c'è ancora uno. C'è ancora vita in questa vecchia ossa. Fatevi sotto, figli di scrofe. Da merda. Spacca cranio. Ma chissà se ce l'ho fatto un po' di danno da veleno. Mamma mia, questo è stato troppo potente. Ci sarà una chiave da queste parti, eccola qua. Di qua cosa? Ah, perché quello che dovevamo fare dovevamo bruciare. Ma come aiuto? Ma nessuno li salva questi. Hai un buon cuore, grazie. Ora che c'è? Vediamo qua che dice. Abbiamo preso la prua del serpente, la via del trionfo libera per Jarl Rued. Abbiamo devastato questo regno. I suoi guerrieri scorrazzano come puri senza testa, senza orecchi liquidi in battaglia. L'angolo orientale ormai è nostro, vedremo, vedremo. Qua c'è un pezzo di armatura, no? Mantello da maestro, chissà che serve. Cioè, dove sta la ricchezza? Ah, ora ci siamo. Cos'hai trovato? Una cassa di monili d'argento. Più che sufficienti per accontentare tutti. La porteremo alla nave. Una dura battaglia. La prima di molte, Oswald.
Sei pronto a combatterle? Che è successo? Questo sarà il mio dono per i fratelli. Questo scudo. Ricchezze tali ad Elmenham da lasciarli a bocca aperta, ma questo sarà un simbolo della mia dedizione alla battaglia. È un buon inizio. Porta tutti i tesori che puoi a Northwich. Poi convoca i fratelli. Ci vediamo là. E anche il valore di non rinno è stato completato. Là c'è stato un altro tesoro che non abbiamo preso. Com'è possibile? Ah, c'è un altro forziere. Non ci sono niente però. Sì, Nino, che cos'altro vedi? Niente. Prendiamo la mappa, che cos'altro vede? Niente. Questo però è un'altra regione. Questa regione è gigantesca. E qua ci sta un altro porto. Come siamo messi qua? Vediamo. Ragazzi, qua non ce la facciamo. Oh, qua c'è una... Aspetta. Qua c'è un altro... C'è un manufatto. Allora, prendiamo la nave e andiamo a prendere quel manufatto, eh. Vediamo anche i talenti, vediamo se riusciamo a prendere quell'altro. Allora, avevamo detto caduto a tutita, non lo prendiamo. Scendiamo per l'adrenalina. Manco tanto però, eh. Secondo me l'adrenalina è più importante di quei cosi là. E poi dopo possiamo andare a prendere questo. Prendiamo il comando. Ragazzi, Fenrir lo lasciamo qua. Segue il fiume. Forza col canto, continueremo dopo. Fermi. Cioè, ci avete fatto incagliare. Come usciamo da qua? Mannaggia la miseria. Ok. Ma seguo il fiume. No, non cantate. Vabbè, come ci porta va bene, perché al massimo ci facciamo gli ultimi metri a piedi. Solo se non va a andare. Andiamo per il mare aperto, ragazzi. Cose di pazzi. Oh, avete visto quel pesce? Orchi! È un pesce strano. Andiamo a mano, ragazzi. Questo sarà un manufatto romano. Sicuramente. Tempio di Mercurio.
sicuro al 100%. Guardate, muti. Quasi sembra che si sposta. Sta sotto. Dai un'occhiata. E là ci sta pure un tesoro. Però sta tutto sotto. Il tesoro non sta sotto. Mentre la maschera sta sotto. Da qua sotto? Sicuramente da qua sotto stata. Eccola qua. Abbiamo trovato il passaggio. Perfetto. Questa si rompe. Ok. Con l'acqua ce la facciamo? Ok, anche questo è fatto. Ok, sta un altro nome. Perfetto. Oh, guardate com'è bella. Prima era più bella, però adesso è più, è finito il rosso. Un po' più giù. Abbiamo fatto anche il thumbnail per la puntata. Ok, e anche questa è fatta. Voglio andare a vedere questo, giusto, ma questo è un tesoro fetente. Ma però c'è una torre, potrebbe che ci sia una palla. Dai, ma andiamo a vedere. Ragazzi, premiamo. Archi pronti! Dove stava? C'era un pesce che saltellava. So, qua addirittura ci sta una chiave. Trova la chiave per aprire la porta. Perché hanno fatto questa cosa così complicata? Che poi possiamo pure raccogliere la chiave, però secondo me questo qua si... Ah, non si rompe. Cioè ci deve stare per forza una palla qua, perché sennò è impossibile che hanno fatto tutto questo coso
per un misero tesoro. E invece hanno fatto tutto questo coso per un misero tesoro. Perfetto. Tutta questa parte qua è stata fatta. Mo dovremmo fare questo. E facciamo, ragazzi, perché sennò quello ci scade la quest di Red. Ma scusami. Quanto è lontano là il No, questo qua ci conviene prendere la nave. Ora la chiamiamo. Tanto quelli arrivano subito. Chiama la nave lunga. Quelli arrivano subito. Ho sbagliato perché ho messo la zia. Vedi? Forza ragazzi, apriamo pure la vela. Issate la vela! Sì. Che è là? Ah, ma qua... cioè, noi veniamo sempre qua dentro. Qua tra l'altro abbiamo preso pure tutto, ragazzi. Sicuramente. Forza, guardiamoci le spalle. Ah, era questo il bersaglio. Saremo degni. Ci rivedremo durante il Ragnarok. Ma con chi ce l'ha questo? Ma qua ci saranno tre soldati. È la tua ora! Non cedete! Bicchiere. Sta inguaiato proprio. Chi ci sta più? Comunque vedete, non conviene. Cioè, questa cosa stiamo facendo una razzia in un posto dove già abbiamo fatto una razzia, penso. Non c'è niente. Non c'è nient'altro. Ah sì. Per me ce ne potremmo pure andare. È la tua fine. Inferno ti prenda.
Allora. Già al massimo. Dobbiamo andare a fare pure quelli di quell'altro campo, ragazzi. Ma a meno che non ti dà esperienza nella razzia, ma non penso. Non si è fermato quello. Però lo pigliamo. Calpesta, calpesta. Andiamo a vedere qua dentro se per caso troviamo un altro tesoro. Ma non penso, vedi, è aperto. Non c'è, non fanno i risponi i tesori. O perlomeno se lo fanno, lo fanno. Questo che fanno? Capito, se piazziamo lo squilo lo possiamo girare. Bene, abbiamo ciò per cui siamo venuti, andiamo. È finita la razzia, vediamo se Anina se ci vede qualche cosa. Assolutamente niente, ragazzi. Non conviene fare la razzia dove già siete stati. Ok. Adesso io direi di andare a fare la partita a dadi con questo e andiamo a canzonare. Qua ancora non abbiamo capito che si deve fare. Teoricamente potremmo anche continuare la quest principale. Però che sa perché in alto a destra ci sono. Sono quasi certo che ci sono. C'è un altro punto di osservazione che non ho preso. Vediamo. No, le ho presi tutte e due. La prossima volta ci facciamo tutta questa parte qua. Questa qua mica è diretta. No. E comunque abbiamo. Siamo messi bene. Perché adesso facciamo tutta sta roba qua. Innanzitutto acchiappiamo il canzonatore. Anzi, acchiappiamo la pergamena. Che non mi ricordo che roba è. Però questo dice che sta sopra. O sta sotto. Sta sotto. Sta alla fine della casa lunga. Ok, spero che abbia anche un'altra entrata. Chi è questo? Un altro vichingo. Conta su di me, Eivor. Mostrerò il mio valore a te e agli dei. Secondo me, questi vichinghi non servono a niente. Gloria, il Valhalla. Comunque, andiamo qua su. Diciotto. Ma scusa, ma qua ci siamo di prima. Che abbiamo rotto quello. Ma perché prima non ci stavo? Possibile? Bene, ci siamo venuti prima, abbiamo aperto questo
Forziere qua, possibile che non l'abbiamo visto. Qua questo qua era rotto. Abbiamo spostato anche questi. Vabbè, andiamo a canzonare, va. Guarda, guarda, Eivor del clan del Corvo. Mi conosci? Girano voci. Si dice qui in giro che Eivor il Corvo abbia fama di gran codardia. Saprà anche menare le armi qua e là, ma la rima non sa cosa sia. Potrei sorprenderti. Sfidiamoci. Beh, prima mi serve una puntata. Puntata media. Ecco l'argento. Comincia. Ovunque io vada, la tua fama è scadente. Chiunque lo pensi, è uno stolto pezzente. Caspita, non male. Si dice che tu sfugga da ogni battaglia. E tu sei colui che non parla, ma Rai. Perché se mi sfotti a me che dici che sono codardo, lo dico anche a te. Interessante. Dicon tutti che tu sei più fessa di un tordo. Finiscila di abbaiare e attento, io mordo. Devi lavorarci un po' sopra. Beh, che sorpresa! Eivor del clan del Corvo ha un vero... Era quell'altro, ma perché? Diavolo. Non credere a ciò che senti, a meno che io non stia canzonando. Allora fidati. Prendi il denaro e sappi che da ora in poi avrò solo lodi per te. Quindi basta che ne vinci 2 su 3. Un momento. Perfetto. E anche le rime sono state fatte. I dadi. Questo. Andiamo a fare i dadi, dai. Ah no, c'è la sfida di bevute, ma questo qua dà solamente argento. Berrebbe più di me. Sei sicuro? Ah, hai sete forse? Se bevi più rapidamente di me, hai vinto. Ok, beviamo. Vediamo il tuo argento. Puntata alta. Bevi. Ah, beviamo. Forza che qualcuno mi sfidi. Troppo forte per te. Questo secondo me se ne sbaglia una mi castiga. C'ho pochissimo vantaggio, ragazzi. Mamma mia, sbagliato l'ultimo. A posto, abbiamo fatto un sacco di argento, solo che questo argento non è che ci serve tanto. No, se questo qua è la carta, ragazzi, non lo facciamo, perché quando siamo ubriachi assolutamente non è cosa fare la carta. Penso che sia la carta assolutamente, perché sta sopra, eccola là, è la carta. Vabbè, può darsi che intanto che andiamo là ci passa. Siamo pronti?
fiamme e un trofeo del nemico abbattuto. Cosa volete di più? Chi ti ha detto che vuoi? Dai, con me. Mamma mia, dove ci sto facendo andare questi ragazzi? Ok. Abbiamo fatto anche questa, pensavo peggio. Questo è quello dove dobbiamo consegnare la quest. Andiamo dai dati, dai. Però non abbiamo nemmeno fatto... Ma sulle punte non siamo morti. L'anima del realismo. Sono delle sfide quei dadi. Eccolo qua. Ah, Orlog. Conosco questo gioco. Allora, che ne dici? Giochiamo. Mi fa veramente piacere. Forza, cominciamo. Allora, favore divini, ci abbiamo cura salute per ogni attacco che blocchi. E questo è buono. Non è, però non è tanto buono secondo me. Testa, chissà che tiene quell'altro. Questo si difende solamente. Questo infligge un danno, blocca le frecce. Però perché questo qua? Perché tiene il quadrato attorno. Qua ci vogliamo un sacco di danni però. Fase di risoluzione 3 e 4. Ci è andata male, ragazzi. Questo e questo. Questo e questo. Saltiamo. Molto bene. Allora,
Lanciamo i dadi. Interessante. Perfetto. Allora. Qualcosa blocchiamo due. Facciamo 7. Però dovevamo fare forse come veniva a fare molto bene. Allora un blocco e questo sicuramente. Madonna, oh, ci dovremmo essere. Infliggiamoci 8 danni. Che te ne pare? Sei davvero molto abile. Madonna mia. Siamo guaiati ragazzi. Però io dobbiamo fare solamente 5 danni. Non gli blocchiamo niente. Qua ce ne facciamo solo 2. Cura 4 salute. La tua sconfitta è imminente. Però ha usato tutta quella roba. Siamo pari. Adesso c'ha 9. Ah, interessante. Ce le fermano tutte e 2. Infligge 8 danni. Questo dobbiamo fare. Sarà finita in fretta. Molto bene. Thank you.
a 2. Questo fa un sacco di danno. Però quanto danno ci fa? 2. E questo qua come se lo blocca? Abbiamo già vinto. Bella partita. Mi hai battuto. Un'altra partita? No, grazie. Abbastanza Orlog per oggi. Furia di Brunhilde. E anche questo l'abbiamo fatto. Che ci rimane più in questo paese? Un sacco di cose di oro. Però penso che dovrebbe essere facile. Penso che si fa quello là sicuramente, perché non penso che si cominci a andare da sotto. Quello è il problema quando le cose si sviluppano. Anzi, questo si va sopra. Si sviluppano in verticale e cominciano a diventare complicate. Ancora sopra? Sarà qua dentro? Sopra, sotto, sopra. E che è questo coso? Un cane a guardia di un forziere. E quando mai si è visto? Questo qua l'abbiamo fatto. Teniamo altri segnalibri? Non penso. Facciamo questo mistero. Ma che roba è? Gatto. Che gatto grazioso. Salute, amico di Freya. Che succede? Su, Nali, torna qui, fatti vedere. Qui, gattino. Si è perso. Ehi. Il gatto. Vediamo questo che dice. I gatti dobbiamo sono trovare spiriti il gatto. Liberi, distanti e superbi, come la stessa dea Freya. Lo so, ma da quando il vecchio Kotre è morto, quel gatto di mare non fa che spaventare le galline e graffiarmi. Ah, i gatti di nave portano bene. Vuoi che ti aiuti a prenderlo? Oh, sì, grazie. Vediamo dove andare. Eccolo là. Questo è il scappo. Ti ho preso, piccolo mangiatopi. Come mai l'hai fatto scappare? Wow! Nali non si è fatto più toccare da nessuno dopo Kotre. Ma tu gli piaci. Vuoi unirti alla mia ciurma, Nali? Saresti un ottimo razziatore, credo. A ogni nave serve un gatto che porti fortuna e cacci i topi. Ho trovato un nuovo razziatore. L'amico di Freya. Ma che ce lo portiamo? Sulla nave? Vabbè, questo l'abbiamo fatto veloce, ragazzi. Questo qua dovrebbe essere Reda, però andiamo a prendere questo qui. Prendiamo questo, facciamo questo e prendiamo questo. No, questi qua non li pigliamo perché si fanno partire la quest. Queste tre cose, quattro cose. E poi
terminiamo la puntata del Let's Play. Scusa, che ci sta facendo? Deve essere bloccata dall'altra parte. Trova la chiave per aprire questa porta. Ma scusa, ma non ho capito. Però qua non c'è niente. A che se... Stava qua il tesoro. Perfetto, qua ci dovrebbe essere il seguace di Reda. È comodo avere qualcuno che questo serve sempre aiuto, quindi torna quando ti pare. Questo qua serve solamente per darti le quest senza farti tornare al villaggio, quindi. Andiamo a vedere il mistero qua. Un altro ragazzino. Ah, questa era quello che abbiamo sentito pure prima. Skenfaxi. So che sei sordo, ma ascoltami nello spirito. Non credo che sia in grado di sentirti. Quel cavallo non sente niente. Ma come faceva quel... come faceva papà? I cavalli rispondono sempre ai richiami. Quindi papà da mangiare. È un buon evocatore di cavalli, sappilo. Presto sarò degna di lui. Vocalizza. Io, la grande evocatrice Asta, chiamo te, mio nobile. So che sei sordo, ma ascoltami nello spirito. Scusa, questo. Buona, bella. La tua cavalla è ancora un po' inquieta, ma è salva. Io, Asta, grande evocatrice prima del suo nome, ti ringrazio. La prossima volta evoca un ponte. Se mio padre fosse vivo, sarebbe fiero di me. Vero, Skinfalli? Aspetta, come ti ho chiamato prima? Forse ora quella cavalla avrà una vita migliore. Tu, furfante, riportami il mio cavallo! Si è rubato il cavallo. Che roba è? Scazzone medio. Ragazzi, qua ci sono un sacco di scazzoni medi, avete visto? Guarda qua quanti pesci che saltano. Scusa un attimo. Facciamo un esperimento scientifico. Prendiamo la lancia. Anguilla piccola, anguilla media. Scazzone medio. Ragazzi.
Guardate qua quanti pesci! Wow! Qua ragazzi, ma questo qua, ma non mi ricordo i pesci che dovevamo portare a quello. Però qua questo è uno scazzone medio. Ci sono un sacco di pesci. Questo è tutto il persico. Persico medio. Vabbè ragazzi, qua abbiamo scoperto che si possono vendere un sacco di pesci qui. Allora, l'abbiamo visto, ci rimane da fare questo qui e poi dopo il nostro piano di conquista per oggi è completo. L'unica cosa che dobbiamo, rimettiamo le asce. E ci sono due cose che non... le cose che dobbiamo fare, ci servono 6 lingotti di nickel. Per riuscire ad aggiornare, eccolo là, per riuscire ad aggiornare tutti i pezzi, almeno le armi dell'armatura. Ragazzi, e con questo io considero concluso il let's play di oggi. Qua bisogna finire, per finire tutta questa regione bisogna finire questi qua. Sono 4 manufatti, 1, 2, 3 e ce ne manca uno. Le ricchezze ci dovremmo essere, vediamo, ne mancano 7. Aspetta, ma questo qua l'ho contato, 1, 2, 3 e ce ne manca un altro, spero, chissà se sta qua. Misteri, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 e 9. Sono 3. 3, 6, 3, 9, 1, 10. Ce ne manca uno. Ricchezza. Sono 7. Vediamo. 1. Aspetta, ma qua ce n'era un'altra. Quando è uscita questa gloria sommersa, qua c'è uscito un bianco, ragazzi. Vi ricordate? Comunque, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, questo no, 6. Invece ci sono 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I bianchi sono 1, 2 e 3. E i misteri sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E invece qua sono 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10. E qua la gara di bevuta l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. Dobbiamo andare a vedere qua che c'è. Andiamo un attimo e poi dopo. Secondo me c'è il bianco. E poi dopo chiudiamo. Comunque, se per caso
Boh, se state vedendo questo video su YouTube, tra le altre cose, qua ci sarà tutta sta gente che... Chiediamocelo un'altra volta questo, se tiene qualche altra informazione. Chissà se ce la dà. Che piacere! I miei prezzi? Sì, va bene. Giusto per misteri. Guarda qui, il punto sulla mappa. È un luogo che conosco. No, ho scelto misteri. Ho sbagliato, devo scrivere manufatti. Vabbè. E quello sarà pure uno impossibile da fare. Ma sta fattoria non c'eravamo già venuti. Comunque ragazzi, ci manca un manufatto, i misteri ci abbiamo tutti quanti, ci manca un manufatto e una ricchezza che ancora non sappiamo dove sta. Vediamo se uccidiamo le foche che ci dà. Cuoio è una coda di fuoco. Gloria sommessa. Possibile che ci dà solamente... E questo è che sono frecce. Cioè siamo arrivati fino a qua fuori solamente. Hanno fatto tutto questo coso per due frecce. Leggi. E questi mi fate morire solo. Un naufrago abbandonato su una nave ormai alla deriva. Per me è un altro fine di io. Le vene sono strappate, gli squali mi cerchieranno. Le barchine non calcolano un mese, non c'è il vento. Che tu possa morire in fame, Ruad. E che io possa incontrarti, El, asce e bastoni a mano. Quindi sempre questa è quella la colpa di Ruad. Mo qua sotto ci stava un coso bianco. Ragazzi, ma poi tra le altre cose, in questo gioco finora non abbiamo ancora trovato un animale marino ostile. Chissà come mai. Però... rileggiamo. Perché questa qui si chiama Isola... Gloria sommersa. Ma qua ci sta avamposto e non ci sta niente. Ma com'è possibile? Andiamo a vedere. Là mica ci siamo andati. Quello di foca, un cuoio ve lo danno questi. Ma non è possibile che non c'è niente. Ma che qua ci siamo già venuti. Ho bisogno dei tuoi occhi. Non ci sta niente, è bella. Non ci sono manco un punto di osservazione. Questo qua, ora vi dico io che ci sta. Vedete quello sta. Ci sta pensando? Qua ci sta la quest principale.
Ah, questo è l'avamposto nostro, tra le altre cose. E chi ci stanno? I fratelli là. Adesso mi ricordo manco se sono loro. E scusa, perché mi diceva... Questi sono tutti amici. E quindi ragazzi, il mistero manco qua sta. E sono sempre 1, 2 e 3. E dobbiamo prendere un altro punto interrogativo. Dai, dobbiamo pagare per l'informazione. A meno che non ne troviamo qualcun altro mano a mano che giriamo, ma... Boh. E poi comunque dobbiamo fare una puntata dove uccidiamo questi benedetti crociati. Qua non ce ne stanno crociati. E poi un'altra cosa... dove stanno i lingotti si trovano... Perfetto. Ragazzi, io vi lascio una buona serata e ci vediamo domani per un'altra puntata del Let's Play di Assassin's Creed Valhalla. Ciao!